Benvenuti Riperiani in un nuovo video di questo canale. In questo video è successa una cosa bellissima. La community di Riperiani è quello che proprio ogni youtuber spera quando va a letto piangendo sul cuscino. Cioè che la community che si crea attorno a un canale YouTube non siano soltanto numeri, ma sono persone che hanno voglia di fare musica, come in questo caso. Non ve li presento io perché sono sicuro che scazzerei tutti i nomi, quindi lascio che siano loro a presentarsi. Sono dei ragazzi che si sono trovati tra il Telegram e il Discord di Riperiani e hanno deciso di rifare una cover di questo brano, Lucky Number, che hanno sentito da un tutorial di Pure Mix fatto da Greg Wells, e hanno fatto la cosa più intelligente del mondo, a mio avviso. Cioè, per capire meglio una cosa bisogna farla, e loro, per capire meglio perché Greg Wells avesse scelto un certo tipo di strumentazione, un certo tipo di arrangiamento, un certo tipo di strumenti, hanno detto facciamolo anche noi. E quindi si sono trovati, hanno trovato un pianista, un batterista, un chitarrista e un bassista e un cantante, e hanno ricreato il loro mix. Sono poi andati, poi Teo, che ringrazio, che mi sembra di capire sia un po' il mastermind dietro tutta questa operazione, l'ha poi mixato e mi ha mandato il mix per fare un mastering qui sul canale, in modo che abbiamo proprio l'evoluzione perfetta di strumenti in home studio che non si sono neanche registrati tutti assieme perché ognuno era a casa sua, che poi è diventato un mix da home studio, che poi diventa un mastering da home studio. Vediamo quanto possiamo avvicinarci a un suono di John Mayer, quanto possiamo avvicinarci all'originale da cui è stato appunto tratta questa cover. Ho già parlato troppo, lascio parlare chi si è sbattuto e ha fatto questo progetto, e noi ci vediamo dopo per il mastering. Ciao ragazzi, mi chiamo Simone, all'interno di questa cover suono le chitarre e il basso, non sono né chitarrista né bassista, ma nonostante la pessima esecuzione iniziale, grazie a un po' di editing siamo riusciti a fare qualcosa di decente, sono riuscito a fare qualcosa di decente nella mia parte, nelle mie esecuzioni. Che altro dire, con un po' di buona volontà e voglia di fare, insomma, anche in quarantena noi Riperiani possiamo fare cose divertenti. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Fabio e oggi vorrei mostrarvi il setup che ho utilizzato per la registrazione della cover di Lucky Number insieme agli altri amici e colleghi Riperiani. Allora, partiamo subito dalla drum set, che è una DVP di PX7 completamente in acero. Allora, abbiamo un rullante da 14x5,5, tom da 12, l'ho preferito al 10 perché con un'accordatura medio-alta mi dà un bel attacco e una bella profondità. È un timpano da 14. Per la cassa invece abbiamo una 22x18. A livello di pelli monto delle Evans G2 sui tom sabbiate e delle G1 clear come risonanti. Per il rullante invece uso una G1 sabbiata con il rinforzo al centro. Per la cassa invece un classicissimo, una EMAD 3 clear ovviamente. Per i piatti ho utilizzato e come hi-hat un Turkish Moderate da 14, piatto molto bello, con un suono con molto attacco ma abbastanza pastoso, non è di quei Charlie che hanno un attacco tagliente. Ecco. Come crash ho utilizzato un singolo Avedis della Zildjian da 16, il Medium Fin, mentre come ride un classico nel pop, è un cap ride da 20 sempre dalla Zildjian. Allora, passiamo un attimo ai microfoni, davvero molto Riperiani. Allora, per il rullante microfonato top e bottom ho un T-Bone, il clone dell'SM57, mentre come bottom, lo stesso anche per tom e timpani, ho questi Beyer Dynamic, se non erro sono i TD35D con il supporto a molla. Davvero li trovo dei bellissimi microfoni, sono questi qua con la loro clip a molla, è davvero fantastico per i live, sono davvero una manna dal cielo. Per la hi-hat ho utilizzato un Samson C02, mi piace tantissimo questo microfono sia sulle chitarre che come overhead o come spot sulla hi-hat, davvero bello, costa poco ma è davvero fantastico. Come overhead invece ho utilizzato uno stereo set della T-Bone, dovrebbero essere gli M700, microfoni abbastanza economici però fanno il loro risultato. Per la cassa invece, che mi sono dimenticato di dirvelo, non è senza la pelle risonante, ci ho montato il GTS TX2 che faceva parte di un vecchio set di microfoni per batteria, però questo in particolare sulla cassa
e mi dà anche tantissime soddisfazioni con il timpano da 16. Insomma, questo è un breve tour di quello che ho utilizzato. A livello di microfoni è tutto abbastanza low budget. Ah, dimenticavo l'ultima cosa, ho utilizzato un microfono come room, un SM58, posizionato circa ad altezza del timpano su un angolo della stanza. Mi ha dato un po' più di fuoco sulla cassa battente e sul rullante. Detto ciò, un saluto a tutti e grazie. Salve a tutti, io sono Angelo Antona e sono un ex studente di pianoforte del conservatorio Vincenzo Bellini e attualmente studio al Polimi. In questo video vorrei farvi vedere il setup con cui ho suonato la parte di pianoforte nella cover di Lucky Number che abbiamo fatto assieme agli amici reperiani. La mia tastiera, che è una Nord Stage 2X ed è veramente, secondo me, la tastiera più comoda che un pianista possa avere, data la quantità di parametri che si possono gestire in live mentre si suona, comprendenti una sezione dedicata interamente alla gestione degli organi, una sezione dedicata interamente ai pianoforti, al synth, al MIDI e agli effetti su tutti questi. Inoltre ogni potenziometro, ogni tasto è gestibile manualmente tramite MIDI, quindi posso assegnare una funzione MIDI ad ogni tasto ed ogni tasto è programmabile anche tramite i pedali di controllo che trovate qui sotto, per cui è veramente una tastiera comodissima e che espande le possibilità all'infinito, specialmente se si vuole suonare in live. Il resto della strumentazione è costituito da un semplicissimo cavo MIDI per connettere la tastiera al computer, è una scheda audio, una reperenissima UMC 202 HD, che mi è servita per abbassare la latenza del tutto e basta. Un setup molto semplice, complicato soltanto dalla tastiera, che è veramente, secondo me, qualcosa di fantastico, ma che non è necessaria per suonare il MIDI, per cui è, diciamo, un plus che mi sono voluto permettere. Ciao a tutti. Hey guys, how are you doing? Sono Kiran e ho fatto le voci su questo brano di Bryce Drew, Lucky Number. Check it out. Come vi dicevo nell'intro, andiamo a fare un mastering da home studio. Sono tutto rossato. Stavo giochinando appunto con questo mastering prima di rifarlo con voi. E ho in sessione l'originale e John Mayer. Perché ho altri brani e non soltanto il mio in questa sessione di mastering? Perché in home studio non abbiamo l'ascolto che un mastering engineer ha nella sua sala, ok? È impossibile per ragioni acustiche e per ovvie ragioni anche di investimento economico. Non ho delle VEV, non ho delle ATC alte come casa mia, quindi mi devo arrangiare. Come ci si arrangia in home studio? Andando a comparare il proprio mastering con altri brani simili. O come in questo caso siamo molto fortunati con l'arrangiamento di Greg Wells masterizzato poi da, non lo so, sto cazzo. Questo è fondamentale in home studio, mi raccomando, non avete un impianto di ascolto tale da poter fare delle decisioni diciamo indipendenti, cioè non potete decidere in home studio, secondo me questa quantità di basse è giusta, perché il vostro ascolto appunto non è perfetto. Ok, è il motivo per cui si pagano i mastering engineer professionisti, perché loro, avendo una sala acusticamente trattata, avendo un impianto di ascolto di un certo tipo, ossia molto audiofilo e molto completo nello specchio, possono fare delle scelte artistiche di equalizzazione, di compressione, senza dover andare a rincorrere il suono di altri, ma creare un suono tutto vostro per il vostro brano. In uno studio non è possibile, dobbiamo mangiarci la nostra buona quantità di umiltà e cercare però di fare il mastering, diciamo, più bello possibile. In questo caso sono arrivato in questo suono, ma non vi preoccupate, lo rifacciamo da capo e vi spiego come sono arrivato a questo tipo di catena audio. Quindi sono andato a ridurre i side, sono andato a fare una compressione multibanda, sono andato a enfatizzare un po' i transienti, sono andato poi a cercare un pochino di subfrequenze che poi dopo ho riaccentuato, poi ho messo un limiter e un simulatore di MP3. Bando alle ciance, andiamo a sentire un po' di questo brano. House number, zip code, birthdays in airplane rows. I can never pass them by. Rearrange them, add them up.
Molto bello, ragazzi, sono stati bravissimi. But maybe I'm out of my mind. I see my lucky number everywhere I go, and I know where I'm supposed. Questo è l'originale. Always shows up just when I need to know that I'm aware. To know that I'm aware. E questo è un brano che secondo me può essere rappresentativo del genere, cioè John Mayer, Clarity. Quindi abbiamo un brano un pochino più denso, uno un po' meno denso che appunto l'originale, e questo arrangiamento dei ragazzi che è appunto una via di mezzo. Una delle difficoltà principali che trovo in questo mastering, come engineer di questo mastering, che è un po' una bestemmia però è quello che sto facendo in questo momento, è un po' una poca presenza della voce, ma vediamo se riusciamo a tirarla fuori un pochino di più. E... è un po' una mancanza di sub che ho cercato un po' in tutti i modi di tirar fuori. Cosa facciamo? Facciamo così. Facciamo che mutiamo questa traccia, ne creiamo un'altra e ripartiamo da capo. Quindi ho semplicemente tolto un paio di dB giusto per avere un pochino di spazio per lavorare. E vi spiego come sono arrivato a queste scelte. La prima cosa che noto è che il bilanciamento degli strumenti in mono e in stereo è molto diverso. Quindi qui la voce è molto indietro, ma se vado in mono la voce viene molto avanti. Questo mi sta a significare che il bilanciamento tra il mid e il side non è corretto per il mio gusto, mi raccomando. Tutto questo video non è il mastering si fa così, è come io personalmente, Francesco Bonolume, faccio le cose un po' così, a cazzo di cane, però a quanto pare vi piace come faccio le cose. Quindi la prima cosa che faccio è vado a fare un mid-side encoder e un mid-side decoder. Quindi con un mid-side encoder cos'ho? Ho sul left il mid e sul right il side. Quindi il mio mono diventa il mio left e il mio side, ossia tutte le componenti stereo diverse tra left e right, diventa il mio destra. Sto confondendo left, right, sinistra, destra. Francesco, metti un braccialetto. Poi metto un mid-side decoder in modo da rimettere, diciamo, in pace, in pari, le due... i due canali, e in mezzo ai, a questo encoder e decoder metto un equalizzatore, in questo caso un Re EQ, e vado a scegliere di operare soltanto sul side. Vi ricordate che era a destra e quindi opero sul destra. Quindi posso far diventare mono il mix, posso far diventare molto stereo, e la cosa che vado a cercare è che in mono e in stereo certo non deve essere uguale, altrimenti è mono, ma il bilanciamento tra gli strumenti, quindi tra voce e base, sia lo stesso. Quindi ho perso un po' di stereo, però ora è più corretto. E questo è il primo trattamento. Un trattamento che non ho fatto in un altro mastering con cui volevo provare era provare a mettere un pochino di compressore, qualcosa di un pochino di mid, che dia un pochino di mid push sul mid. Quindi qui decido di andare soltanto sul canale di sinistra, quindi questo mi controllerà il mio mid side. Ovviamente è una cosa molto... da un pochino di mid push. Mi aiuta a tenere il canale centrale un pochino più fermo e un pochino più controllato. Vado a vedere poi con un analizzatore di spettro come siamo come distribuzione.
quindi vedo che mi manca tutta una zona qui tra i 30 e i 60 Hz di basse frequenze. E poi che mi mancano appunto un po' di transienti. Andiamo a dare un pochino di però di excitement a questo mix, perché è molto corretto, ma è poco emozionante. Quando sento che mi manca un po' di lo so che è una roba cheap da dire, un po' di emozione, vado a cercare di solito quello che può essere un trattamento molto violento del master. In questo caso è multibanda, che è abbastanza lineare nelle basse, molto aggressivo sull'attacco delle medio basse tra gli 80 e i 1000 Hz, una compressione un pochino più morbida da, immaginate, un Fairchild, e invece un limiter sulle alte frequenze. Andiamo a vedere come suona. Senza. Quindi qualcosa che sia molto pushy, ok? Fin troppo. Vedete che siamo un po' sbilanciati, diamo un pochino più di basse. Sto però prendendo troppo basso, che è un pochino alto in questo mix, quindi vado a scegliere che questo crossover sia un pochino più in basso, facciamo 60 Hz. Vedete che sto tenendo giù un pochino il basso. E poi col tempo di attacco decido quanto kick far passare. Eccolo qua. Siamo una schierettina? Senza? Con? Mi lo rendo un pochino più largo, un pochino più movimentato. Andiamo poi a mettere quello che può essere un transient designer multibanda. Questo qui è quello che potete acquistare, appunto. Vi lascio il link qua sotto, costa 5 euro, l'abbiamo disegnato io e Tevio, ed è un JS, quindi funziona sia su Reaper che su altre DAW su Windows, e su Mac su Reaper, purtroppo su altre DAW su Mac no. Andiamo quindi a recuperare un po' di transienti dello snare. Eccolo qua. Un pochino più di kick. E un po' di hi-hat. Ora un pochino troppo avanti lo snare. Un pochino meno snare. Senza. Con. Diventa un pochino più solido. Andiamo a vedere a che punto siamo contro gli altri brani. Siccome gli altri brani sono MP3, uso Lane VST, che è un VST gratuito che fa la conversione in tempo reale in MP3 a 128 kb al secondo, che dovrebbe essere anche il Properties CBR 128, ok, quindi ascolto praticamente il mio mastering già in MP3. Vedete che spariscono tutte le alte. Manca un po' di brillantezza nella voce. Vediamo un pochino di side.
Però mi manca molto sub in basso. Qualcosa che non va nella compressione. Chino più lento l'attacco di questo. Vediamo se riusciamo a recuperare. C'è qualcosa che mi manca in mezzo nel mid e nella voce. Allora è questo. No, va bene. Una cosa che mi manca rispetto agli altri, mix è che mi manca un po' di ambiente. Proviamo ad aggiungere un H3000, magari una roba un pochino roba scura, tipo il Room of Doom, una room un pochino su tutto questo brano. Vediamo come suona. Andiamo a prendere soltanto le medie. Quindi metto l'equalizzatore prima del riverbero. Vediamo come suona, se ci aiuta o no. No, non tanto. Cerchiamo un'altra. Questa forse. Sì. Mi dà un pochino di vita a questo mix. Mi raccomando, durante il mastering in home studio ogni tanto cambiate, ascoltate un po' in cuffia, ascoltate un po' in cassa. Ci manca un po' di side. Stiamo avvicinando. Andiamo a cercare le sub che ci mancano. Userò un 60-60. C'è un EQ molto bello che si chiama EQ76, che scende fino a 30 Hz. Ok, com'era il nostro? Piace di più questo. Vedete che come forma dell'analizzatore di spettro ci siamo.
the second I look at the time, I see my lucky number everywhere. Better be my lucky number everywhere I go. Spaventa un po' che ci sia la voce così bassa. Purtroppo devo sacrificare un po' di mid per tirarla fuori. Oppure potrei provare ad equalizzarlo direttamente, diversamente. The second I look at the time, where I go, and I know, and I don't know I'm where I'm at, sì. My mind, I see my lucky number everywhere, and I know I'm where I'm supposed to be. So... Momento di mettere un limiter prima dell'aim, perché stiamo clippando una mia... riscoperta ultimamente è stato questo qua, l'L3LL, che avevo comprato ai tempi quando ero sceso dall'Austria, che eravamo andati a fare il jingle, usavano questo. E questo tipo di limiter, l'L3LL della Waves, mi ricorda tantissimo l'X5 della TXC Electronic, il Master Maximizer, e un pochino l'MD4 del System 6000, ovviamente dei poverissimi, per carità, sono macchine che costano tantissimo. Però questo L3 sentirete ora che ha un suono molto solido. Ho dato ancora un filo di basse. The second I look at the time, I see my lucky number everywhere I go. And I don't know what the band is problema. So every follows me down every road. Always shows up just when I need to know that I'm aware. I'm supposed to be. I'm out of my mind. I see my lucky number everywhere I go. And I know c'era l'attacco troppo veloce. E sentite che siamo comunque arrivati a un risultato vicino a quello che può essere un mastering, diciamo, da 5 stelle. Ovviamente, con tutte le limitazioni dell'home studio. Sono andato a spendere... Ho spento l'analog del Class 76 che avevo lasciato acceso perché non ho ancora aggiornato su questa macchina. Come mai? Vabbè. Stiamo in cassa un secondo. Ora, quanto ci manca di volume? Meyer è chiaramente più alto, mentre Lucky Number no. Un po' di shine su tutto, chissà se lo aggiungiamo, se facciamo una porcheria. Questo qua è un exciter tipo la vintage. Oh,
stilo. Sì. Sentiamolo senza compressione. Manca ancora un po' di rumble nelle bassissime frequenze, che è una cosa che trovo sempre con il Lean MB, quindi prima dell'LL, praticamente bypasso tutto meno l'ultima traccia, vado sottissimo a sentirla in solo, e vado proprio a sentire solo il subwoofer, vado a comprimerlo molto, poi gli ridò gain. Ora, a me personalmente non mi fa impazzire tantissimo questo suono con così tante basse, però è quello che generi musicali e mix engineer molto più bravi di me cercano in questo tipo di arrangiamenti, e quindi mi sono adeguato. Ora stiamo clippando qua su Lean MB, quindi scendo e ridò gain con l'L3. Se volesse arrivare a invece un vediamo se riusciamo a ritirare fuori un po' il vocal da qua. Questo usiamola come expander. Sì. Ok. Se volessi trovare ancora più volume non andrei a abbassare sul limiter, praticamente su questo qui, sul master, ma andrei ad aggiungere un altro limiter o clipper, quindi in questo caso che ne so, un Event Horizon che mi piace tantissimo con il soft clip abbassato. But maybe I'm out of my mind. I see my lucky number everywhere I go. Devo cercare quel paio di dB che mi mancano. Ora vedete che sto clippando perché il mio convertitore MP3 mi sta dicendo: occhio che stai uscendo molto molto alto come ceiling, sono a meno 0,1, è meglio a mio avviso scendere un attimo finché non si clippa. Quindi abbiamo raggiunto il volume che volevamo, ovviamente abbiamo perso un sacco di dinamica, a mio avviso abbiamo perso un sacco di musica, però è un po' il gioco della rincorsa che l'home studio deve fare verso mastering più diciamo professionali, però continuando questo gioco di comparazione tra quante basse c'ha John Mayer, quante basse ha messo Greg Wells nel tutorial di Pure Mix, quante basse metto io, molto probabilmente se metto la stessa loro quantità di basse, cagate non ne faccio, o magari sì. Il problema è questo, che in home studio il mastering è sempre un po' una rincorsa, si possono ottenere dei risultati discreti anche con plugin, vi ricordo che tutti quelli che ho usato, gli MCDSP, è una roba da 17 euro al mese, forse l'unica cosa costosa è il Linear Multiband, che però lo trovate a 39 euro quando è in sconto, e anche l'L3LL l'avevo preso in sconto forse a 29 durante uno dei loro diciamo sconti pazzi della Waves che fanno ogni tanto, penso che quando c'era il Super Bowl. La stessa cosa si può fare anche con plugin gratuiti, te lo dico dopo la sigaretta. Mi raccomando, in questo caso ad esempio, se questo fosse una cosa, diciamo lavoro pagato, cosa che non è, andrei a chiamare il mix engineer e potrei fare delle richieste. Ad esempio mi verrebbe da dire:
mi tiri giù un pochino il basso così riesco a tirar fuori un pochino più il kick in mastering, oppure mi tiri fuori un pochino il vocal. Tante volte è molto utile mandare il proprio mix e mandare come traccia separata ad esempio il vocal, in modo che se il mastering engineer vuole tirarla un pochino più fuori può dargli una spintarella in parallelo. Ma andiamo a farlo praticamente invece free, quindi questo qui lo chiamiamo MC DSP, questo qua lo chiamiamo River, River. Andiamo a giocare, diciamo, più fair possibile, quindi abbiamo il nostro riverbero uguale, da qui va qua, questo mettiamo in solo e facciamo il nostro gruppo. Quindi della nostra catena di gratuito cosa possiamo rubare? La parte di mid-side encoder, il mid-side decoder, andiamo poi a prendere un reacomp per invece il mid, quindi andiamo a operare solo sul mid. But maybe I'm out of my mind, I see my lucky number everywhere I go, and I know I'm where I'm supposed to be, swear it follows me down every road, always shows up just when I need to know that I'm where I'm supposed to be, I'm where I'm supposed to be. Okay. Andiamo a cercare un ricordo mai come si chiama quel plugin bellissimo che fa facciamo kickare sotto. E andiamo a cercare un pochino di bassissime frequenze con questo enhancer. Bombariamo, mettiamo anche noi il lame in modo da sentirlo già in MP3. Andiamo a cercare un po' di volume. Un po' scuri. Sta succedendo, scusate, sta suonando mille tracce. Un po' intasati sulle medie. Siamo comunque, siamo lì, capite che non siamo così distanti. Tolgo un filo di basso. Cerco di stare largo con le campane quando lavoro sulle basse, perché se sto stretto cancello solo le singole note del basso, invece voglio che sia un pochino in generale, un pochino meno di pressione nella zona dove suona. Lo vedo qui. Poi un pochino più di kick. Ancora un po' acidi. But maybe I'm out of my mind, I see my luck.
lucky number everywhere I go. And I know I'm where I'm supposed to be. Swear it follows me down every road. Always shows up just when I need to know that I'm where I'm supposed to be. Vedete che non è il gear che fa il mastering engineer, sono le regge che fanno il mastering engineer, perché abbiamo usato tutti i plugin gratuiti e non è che abbiamo questa differenza proprio incredibile. È sicuramente più ricca la versione MC DSP. My lucky number everywhere I go. And I know I'm where I'm supposed to be. Swear it follows me down every road. Always shows up just when I need to know that I'm where I'm supposed to be. I just can't be. New city, new doubts. City, new doubts. Two weeks to get up. Brillantezza sempre sulla voce. Quindi andiamo a prendere soltanto il mid. E proviamo a metterci un JS Exciter Treble Enhancer. Vediamo se riusciamo a tirare fuori un pochino di. But maybe I'm out of my mind. I see my lucky number everywhere I go. And I know I'm where I'm supposed to be. Swear it follows me down every road. Ah, molto bello. Only shows up just when I need to know. I'm supposed. Quindi vedete che anche gratuitamente siamo arrivati a una cosa molto simile. Quindi la mio approccio al mastering non è si mette un compressore, si mette un limiter, un EQ, un compressore, un limiter, un saturatore, un clipper. È reagire a cosa manca al mio mix per raggiungere un prodotto simile. Ed è secondo me il modo più safe che c'è di operare, secondo me, in un ambiente in home studio in cui sto facendo un mastering su delle Alesis M1 Active da due soldi, un subwoofer cinese. Quindi non potendomi fidare della mia stanza, mi fido di altri brani. Cosa non è stato mostrato in questo video? Questo mix poi va stampato e va sentito sul telefono, va sentito in AirPods, va sentito nel salotto, va sentito nella cassetta della cucina, alternandolo appunto con altri brani. E lì possono venire fuori dei problemi, tipo nella cassa della cucina la mia voce non c'è abbastanza, hai poche medie, nell'impianto che ne so, qui sento le basse giuste, in automobile sento troppe basse, hai compresso poco le basse, quindi metti in multiband e comprimi di più le basse. Ci sono, capite, questo tipo di ricerche che bisogna fare in un mastering amatoriale, completamente amatoriale, un po' come tutto questo canale YouTube. Però spero che questo tipo di approccio possa esservi d'aiuto, soprattutto se non avete il budget di andare a fare mastering fuori. Io vi ricordo che per un home studio, soprattutto, e per un mix di home studio, fare mastering fuori è il vero passo avanti per i vostri brani, perché il vostro mastering engineer non solo sono due orecchie in più che sono sulla vostra produzione, che fino a quel momento avete sentito solo voi, molto rischioso, avete un'opinione in più, avete... togliete tutti quei problemi che possono essere, l'ho mixato in cuffia, come immagino in questo caso con questa mid-side molto sbilanciato, è il classico errore da mix in cuffia o da casse non ben posizionate in un studio, che succede, è normale. E appunto un mastering engineer professionista può veramente svoltarti la tua produzione, il tuo mix home studio, a un costo molto inferiore a quello di far mixare tutto completamente fuori. È sempre una questione di quanto budget avete, quindi prendete l'esempio che abbiamo visto con Billie Eilish, che poi hanno fatto mixare e fare il mastering fuori.
In realtà si può anche direttamente andare al mastering, però mi raccomando, non fate i testoni. Se il mastering engineer vi dice tira più su la voce nel mix, tirala su, non fare il protettivo della tua arte, non serve veramente a nessuno. Il mio consiglio è quello di dargli ascolto, perché lui ha sicuramente un ascolto tecnicamente più raffinato e soprattutto un'esperienza che magari tu non hai. Grazie ancora a tutti i ragazzi che hanno realizzato questa cover, è proprio lo spirito di Ripriani, sento una cosa, voglio capire perché, la ricreo da capo, ed è bellissimo che si sia creata appunto questa community all'interno di un po' di Telegram Ripriani e soprattutto nel Discord Ripriani, ultimamente attivissimo, quindi soprattutto nel weekend dateci un orecchio, ne vale sicuramente la pena, potete incontrare persone a mio avviso fantastiche che si inventano di fare queste cose tipo rifacciamo una cover noi. Grazie ancora a tutti, grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video.